Amici di Bracciami Ancora, oggi la protagonista di questo video è lei, 2,2 kg di fassona piemontese che cucineremo in un modo, ragazzi, che non avete mai visto. Letteralmente la smonteremo da cruda. Ve lo dico subito, se state dalle parti di Firenze, se siete in Toscana, legatevi alla sedia perché rischiate davvero di cadere dalla sedia dopo che vedrete le immagini che andremo a fare. Ma non è tutto, allora, innanzitutto vi dico dove sto. Sono a Cirie, provincia di Torino, Osteria Soldi. È un'enoteca, un wine bar, un posto fighissimo dove si mangia pure bene. Volete sapere che facciamo? Ve lo faccio vedere pure meglio questo posto. Dovete sapere che Kengo è uno chef giapponese che viene da Kobe e cucinerà la fassona piemontese. A me già sta cosa mi intriga da morire, perché loro sono abituati a una carne grassa, 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 grassa. Oggi gli portiamo il top dell'eccellenza non marezzata italiana. Vabbè, insomma, per farvela breve, Kengo, come tutti gli chef giapponesi, è silenzioso, gran signore, ubbidiente, preciso, puntuale, chirurgico. Quindi creeremo questa coppia improbabile e sarà lui, con la sua manualità, a smontare la bistecca. Praticamente c'è la sezione da cruda. Kengo, dove stai? Ah, Kengo, che qua, che qua. Bello, amico mio, come stai? Ciao, piacere. Tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto a posto? Sì. Vieni, vieni, guarda. Tu da dove vieni? Da Kobe. Da Kobe, quindi Kobe esiste. Esiste davvero. Sì. Ok. Ti piace la carne di Kobe? Sì. Ti piace? Sì, esatto. Tanto. Oggi invece cuciniamo questa. Mm-hmm. Carne piemontese. Ti piace la carne piemontese? Sì. Benissimo. Allora, io so che tu sei molto bravo e molto abile a usare i coltelli. Me la sfiletti? Sì. Quale vuoi usare di questi due? Sì, allora. Questo? Sì. Vai. Vai, Kengo, vai. Ragazzi, io lo so, stiamo facendo una cosa insolita. Stiamo letteralmente smontando una tibona, una bistecca fiorentina di fassona piemontese. E vedrete il perché. Ora, Kengo, mi servirebbe che tu facessi fettine sottili sottili, va bene? Sì. Vai. Ragazzi, mentre Kengo taglia la parte della costata, io ringrazio Carni d'Elite che ci ha fornito questa bistecca. Andate sul loro sito se volete ordinare delle leccornie come questa. E il coltellaio matto che ci ha fornito questa sì. Lama pazzesca. Bella, sì. Ti piace, eh? La vorresti pure te, eh? Però vieni, vieni, Matteo, devi mettere il tuo microfono vicino alla lama e sentire l'inconfondibile rumore. Senti che meraviglia, vai. Fantastico. Bella, eh? Taglia bene. Sei sicuro? Sì. Puoi parlare pure ad alta voce, eh? Ah, okay. Non ti preoccupare, eh? Non male, senti, questo lo taglio io, va bene? Ah, sì, dimmi sì. Se sbaglio o se vado bene. Tra l'altro, ragazzi, questa tecnica qua che stiamo facendo io e Kengo la potete replicare pure voi a casa, ok? Perché è un modo per cucinare una bistecca insolito, ma che vedrete il risultato finale, insomma. Soprattutto se non avete la brace e la griglia a casa, seguendo questo passaggio otterrete una cottura molto interessante. Bello sto coltello, come taglia. Kengo, vuoi andare a prendere un po' d'olio e un po' di sale? Sì. Ci facciamo una battutina. Matteo, scusa, non vi ho detto una cosa, indovinate con chi sono venuto? Ma tu, Francesca, quanto sei bella vestita di nero! Buongiorno a tutti! Sei proprio Lady Black oggi. Ma io anche ti voglio bene. Sei un po' Occhi di Gatto, un po'. Come si chiamava il personaggio della Marvel? Oggi sei vestita più da Catwoman. Un po' guarda. Esattamente. Posso fare un piccolo appunto? Sì. Michele, l'impugnatura del coltello è sbagliata. Eccola. Non è così. Com'è? Così. Così, giusto. Picazzo. Amici toscani, non me ne volete, non me ne volete, amici toscani, amici tradizionalisti, non me ne volete, ok? Catwoman, vieni qua, va, senti, ce la fai te la battuta. Ma come no, la faccio tutti i giorni. Non ho dubbi, guarda, allora, facci tanti dadolini, ta 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 ta. Ma come li vuoi? Da un millimetro, piccolini, 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 vai. Ok. Brava, brava, ci piace, brava, oh, perfetto. Ma come se affettassi la cipolla, Michele? Ma ti viene da piangere? No, ancora no. Perfetto, bravissimo. Bravissima, adesso sfogati. Sfogati come se avessi di fronte un astemio, ok? Ho fatto incazzare, eh? Benissimo. Bene, bene. Perfetto. A posto. Io direi che ci siamo. Vai, va. E perché questo coltello poi si fa bravissima, così. Lo vedi, si mette qua. Vedi? Brava, è imparato. Voilà.
ragazzi, cosa sono? Kengo, e qua va, dimmi com'è. Sì. Non te tagliare, eh. Sì, magna, dimmi com'è. Buonissima, fa massaggiare pure a me. È molto buono. Fa massaggiare. È molto molto buono. Una buona, tenera, raffinata. Non sai come diciamo a Roma noi, quando una cosa è buona. Mortacci quanto è buona. Mortacci quanto è buona. Dillo un po' in giapponese. Giapponese è oishi. Oishi. Sì. E basta? Basta. Oishi. Una sono raffinati. È tipo di altre canze, di altre cove, è meccio oishi. Meccio oishi. Dimmi un po' mortacci quanto è buona con la pronuncia giapponese. Mortacci quanto è buona. Ma sei il numero uno, sai, alla grande, va bene. Ragazzi, a mio modesto avviso, la fassona piemontese è indiscutibilmente la miglior carne per fare la tartare o per fare la battuta al coltello, ed è proprio la carne che abbiamo scelto per fare questo tipo di preparazione, un pochino più elaborata, grazie all'aiuto preziosissimo di Kengo. Però ora noi ricomponiamo, rimontiamo la bistecca, un po' come se fosse un Playmobil o un Lego, e proseguiamo con la cottura. Oh ragazzi, Osteria Social, Cantina Social, seguiteli su Instagram, sui social, perché vanno forte sti ragazzi. Kengo, eccola qua, ti è direttamente dalla finestrella. Sì. Cucina piccola ma funzionale, vedo. Sai che faccio? Adesso ti raggiungo. Bene, bene, allora, caro Kengo, ricomponiamo la bistecca in questo tegame. Il filetto e il controfiletto. Ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Se notate, il colore del controfiletto è più scuro rispetto al colore del filetto. E sapete perché? Perché questa è una parte che è maggiormente irrorata dal sangue. Il filetto passa meno sangue, è un muscolo che lavora di meno. La tenerezza di questa parte anatomica dell'animale è proprio dovuta al fatto che il filetto, ragazzi, è un muscolo che lavora pochissimo. Amico mio, in forno 10 minuti a quanti gradi? 100 gradi. 100 gradi? Sì. Vai. Ok. È partito e noi questi 10 minuti a disposizione li utilizziamo per conoscere meglio il locale che ci ospita. Adriano, uno dei proprietari qui di Osteria Social. Della baracca. Quanti siete? Siamo in 4 su Cantina Social e 2 su Osteria, perché 4 su Digitale e 2 invece che si sporcano le mani. Allora, questo posticino è molto grazioso. Grazie. Grazie. Tu ci hai ospitato, diciamolo, di lunedì quando siete chiusi, perché altrimenti gli altri giorni della settimana era impossibile registrare. Esatto, troppa gente. O siamo qua o siamo in giro per l'Italia del mondo del vino. Perfetto. Allora, fammi vedere sto locale. Piccolo e piccolo. Qua, andiamo, sotto, qua sotto che c'è conto stato. Che questa è la nostra enoteca, dove tutti questi vini sono allo stesso prezzo poi consumati qua dentro. Le bocce di bianco di bolla in fresco, i rossi a temperatura. Quindi io vengo, mi prendo una bottiglia, c'è scritto 23, che vuol dire? Il prezzo. Ah, 23 euro, me la apro, me la bevo, tutto contento. Sì, esatto. Ah, carina come cosa. E te la porti pure a casa. Molto carina. Qua poi facciamo serate di degustazione e quant'altro, produttori e compagnie dicendo. Perfetto. Questa poi invece è la nostra osteria, dove praticamente il buon Lanfra. Questo è Lanfra, la Franco, l'altro socio, giusto? Ciao. Eccolo qui. Qua noi facciamo tapas aperitivi molto particolari che vengono solo fatti dalle 6 fino alle 10 di sera. Bene, e poi qua fuori questo c'è qua posto. Ragazzi, qui c'è la vera chicchetta di questo posto, secondo me. Questo è il nostro posticino, dove praticamente abbiamo questi 20 posti a sedere per quanto riguarda la cena. Noi facciamo menù degustazione, 4 porte salate e una dolce, menù fisso, e abbiamo 20 posti a sedere. Adriano, ma questa è una corte interna del condominio? Sì, esatto. Ah, quello è il portone d'ingresso. È quello d'uscita. Quella lì non è una condomina. No, no, quella no. È Francesca che sta a trafficare. Va bene, sei stato veloce, rapido, indolore. Me lo dicono se pure ti vogliamo, letto, esatto, se ti vogliamo venire a trovare a Cirie. Cirie. Siamo a Cirie e anche al mercato centrale a Torino. Là però è solo vino. Benissimo. Qua invece si mangia. Torniamo alla bistecca. Dai. Vai. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. 10 sì? minuti, 100 gradi. Vediamo che è uscito fuori. Vai, apri un po'. Mamma mia, sicuro gli abbiamo dato una bella scaldata, eh? Non è fredda dentro, ragazzi, è una reverse accelerata. Dai, proseguiamo, che sono molto curioso, vai. Guardate chi c'è! Guardate chi c'è venuto a trovare! Cicina! Ci mancavi tanto! Vero, immagino proprio! Ti ha portato un pochino di vino, mi sta portando avanti! Benissimo, mi piace Francesca, è il motivo per cui vieni sempre con me, si presenta sempre col bicchiere pieno. Kengo, allora, com'è la situazione adesso? La bistecca non è per niente malvagia. 100 gradi, 10 minuti, non è rovinata, non l'abbiamo stracotta, è pronta per essere scottata. Sì. Facciamo la crosticina esterna, immagino. Sì. Però ora io mi rimetto alle tue sapienti mani. Vai Kengo. Ok. Qui che abbiamo? Burro? Burro. Sì. Burro. Burro, cuociamo. Carote, sì. Arrosto, sì, poi intero, poi cucinato intero, cotto intero, poi tagliato a metà. Benissimo, poi vai con la carota, vai col burro, poi qua c'è
spuma di mais? Sì. Hai un cucchiaino? Sì, certo. La spuma di mais, dolce dolce, ragazzi. Fa assaggiare la spuma di mais. Delicato e dolce. Sembrano popcorn liquidi, lo sai? Anzi. È come se mi stessi bevendo del popcorn. Interessante, vai. Ok, adesso cuociamo carne. Cuociamo la carne? Sì. Vai. Però prima di cuocere? Sì. Che facciamo prima di cuocere? Cuociamo l'osso. Ah, cuociamo l'osso. Sì. Ottimo, eccellente. Perché questo è... Sì, adesso è rimasto molto... crudo. Sì, quindi... Col cannello? Sì, con cannello. Però prima di cannello mettiamo burro rosso. Ah, burro. Ottimo. Sì. Così un po'. Fantastico. Col cannello mi stai cuocendo, sì, la carne che è rimasta attaccata all'osso. Difficile. È un'ottima tecnica, bravo. Mi piace. Ragazzi, prendete spunto, eh. Comunque, questa è la dimostrazione che un bisteccone XXL si può tranquillamente cucinare anche a casa. E non è necessario avere il giardino, il terrazzo e il barbecue. Forno, cannello e i fornellini tranquilli della cucina di casa. Ha cotto anche la carne attaccata all'osso, bravo. Sì, perché anche parte qua è giusto, molto buono. Giusto, quella è buonissima. Sì. La parte meglio. Sì, vicino all'osso, buono. Ok, facciamo così. Poi adesso cuociamo carne. La cuociamo tutta o ne fai solo due pezzi? Due pezzi di filetto. Sì, due pezzi di filetto. E due di controfiletto, sì. Ok. Anche qui burro, ti piace il burro, eh? Un padello caldo, vai. Molto caldo. Ok, ti do la mano. Ole, vai. Questo è il contrappiede. Eccellente. Sì. Eccellente. Strepitoso. Ottimo odore. Sì. Bravo. Ok, adesso. Sì. Bella la crosticina esterna così, leggera cauterizzazione. Poi adesso io questo spengo. Spegni tutto. Sì. Adesso facciamo... Impiattiamo? Sì. Vai col piatto, vai. Carota. Sì, carota. Kengo, tu in quale ristorante stellato hai lavorato? La Torre del Saracino, quello di... Chef si chiama Gennaro Esposito. In Campania lavora? Sì, in Campania, sì. A Napoli? Sì. Ti sei divertito a Napoli? Sì. Ti è piaciuto a Napoli? Questo cos'è? Questo è tarassaco. Tarassaco lessato. Il tarassaco? Sì. Vai, un pochino amaro. Tarassaco lessato, che è amarognolo, lo mettiamo sopra la carota che è dolce. Poi questo è fior di... Fiore di carota, quello, carota servato, giusto? Sì, esatto. Fiore di carota, poi gli altro ci avevo. Fammi vedere. Ammazza. O chef de Kobe che ha lavorato a Napoli e me lo ritrovo qui in Piemonte. Ragazzi, guardate la cottura. Che ne pensate? Troppo cotta? Troppo al sangue? Cottura media perfetta? Sono molto molto curioso. Sapete che io sono un grande amante delle cotture al sangue, ma sono anche una persona estremamente curiosa che mangia tutto quello che gli viene proposto. E quello che sto guardando in questa cucina è molto molto interessante. Ok. Dai, allora, altro ci vado. Adesso questo, vai. Parte filetto, mettiamo qua. Sì, sì, sì. E poi prendi il controfiletto. Parte mettiamo. Filetto là. Sì. Controfiletto all'altra parte. Poi sopra carote mettiamo un po' di sciroppo di sambuco. Sciroppo di sambuco? Sì. Ammazza. Poi? Questo schiuma. La schiuma di mais. Sì, facciamo schiuma. È scaldato più o meno 60 gradi. Adesso è... Così diventa schiuma. Un pochino di sale. Sì, sale maldo. Sale maldo che non guasta mai. Vieni fra. Siamo alle battute conclusive. Kengo è un grande, eh. Sta facendo un impiattamento molto carino. Ha avuto modo di mangiare la sua cucina e direi eccellente. Poi spuma di mais. Spuma di mais, mettiamo così. Mettiamo la spuma di mais. Wow. E questo è il piatto di carne. È il tuo piatto di carne. Guarda Francesca, ti compongo il piatto. Fassona piemontese, spuma di mais, carotina. Ma quanto sei carino! L'erbetta amarognola. Tesoro mio, e c'è anche il sale Maldon. Vai, ti ho composto tutto. Madonna santa. Questo è un il tuo Madonna Santa è sempre un preludio, mio mortacci quanto è buono, lo sai? Carne, carotina, fiorellino, vedi? Buona. Grazie. Bravo. Grazie.
Grazie mille. Bravo, mortacci quanto è buono, già l'abbiamo detto. Mortacci quanto è buono. Kengo, io ti ringrazio. Fra, ti chiederei, mentre io finisco con Kengo, se mi puoi portare quella roba qualcosina lì da bere, no? Con questa meraviglia. Ok. Ok. Sì, io l'ho assaggiato, è un piatto che ha un sapore bello deciso, però è un piatto pulito, delicato e elegante, perché questa carne non è grassissima. No. Questa, mi piace, sono quelle carni che mi piacciono a me. Questa secondo me è la carne che più si presta a questo tipo di lavorazione. Quindi sono ce la felice, possiamo fare pure a casa. Esattamente, sono assolutamente felice che l'esperimento sia riuscito. Il fatto di averla tagliata, smontata, l'abbiamo letteralmente smontata e messa cruda nel forno, è servito a ingentilirla e a renderla pronta per la scottata finale. Perché altrimenti cuocere quel bisteccone intero a casa è oggettivamente difficile. E tanta gente si priva di questo piacere perché non ha quelle due conoscenze tecniche che noi oggi gli abbiamo fatto vedere. Certo, poi arriva lo chef che ha lavorato nella cucina stellata e ti dà quei plus, quelle aggiuntine strafiche. Complimenti, che sei il numero uno, sei bravissimo. Grazie. Felice. Poi lui arriva da Kobe, ha cucinato una carne piemontese con due romani, ha lavorato a Napoli, ha lavorato, cioè sei il numero uno. Io ti propongo una bolla. Una bolla? Però una bolla di Chardonnay, che ha una bella cremosità, perché questo pianto non va contrastato benissimo come solitamente, ma va accompagnato. Allora fai così, mentre io continuo a fare i complimenti a Kengo, mi porti la lama e la bolla, va bene? Agli ordini. Vai, grazie. Nel frattempo ragazzi, ringrazio gli amici di Carni d'Elite che mi hanno mandato questa meraviglia. Se volete le loro carni andate sul sito, ve le ordinate. È qualcosa di strepitoso. Kengo, credo che tu la debba assaggiare. Ci vuoi questa? Buona, mazza. Bravissimo. Grazie. È arrivata Francesca con la bolla e la lama, eccola qui. Scena pulp questa. Tu non sbagli in corpo quando, quando parli di vino. Kengo, avevo piacere a regalarti questo coltello. Davvero? Sì, questo è per te. Coltello di Bracciami Ancora, me l'ha fatto il mio amico il coltellaio matto, questo è per te, grazie mille. Ma davvero? Okay. Sì, grazie, sì, grazie mille. Ti abbiamo invaso la cucina, ti abbiamo obbligato a fare una cosa fuori menù, grazie mille. Pensaci ogni volta che lo usi, ok? Sì. Va bene? Ciao amici, spero che abbiate imparato. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di queste tecniche, diciamo di questi esperimenti che facciamo, se siete pro o se siete contro. Io dico sempre che bisogna essere curiosi e che non esiste un unico metodo per cuocere la bistecca, ne esistono tanti. Va bene, siate curiosi e siete aperti alle novità. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!